Grillo, buongiorno. Grillo, buongiorno. Buongiorno. Possiamo chiederle solo un ricordo? Voi eravate amici, ma lui diceva che lei era un rivoluzionario. Sì, no, vabbè, Genova, ma lui era oltre. Sai, ci sono quelli oltre, sono i comici e poi ci sono quelli oltre, come gli attori. Ci sono gli attori, poi c'è Jack Nicholson, ecco, lui era oltre il... diciamo la professione, era una persona straordinaria, ma questo va bene. Sì, sì, il figlio, l'ho conosciuto lì, non lo conoscevo prima, e mi ha fatto molto piacere, perché anche la signora, la moglie, sono persone, insomma, non deve essere stato facile convivere con una persona geniale così, comunque. Adesso sono le generazioni che se ne vanno e arrivano quelle nuove che non sono, secondo me, sarà difficile superarlo. È ancora attuale, secondo lei, la maschera di Fantozzi? Ma sta scherzando, è un'invenzione, ci sarà sempre. È una grandissima invenzione. Buster Keaton, Chaplin, queste robe qua, lui era a quei livelli lì. Con una personalità strepitosa, strepitosa. Ne sa qualcosa, ne sapeva qualcosa Gassman, che era uno forte, ma è stato sommerso dalla personalità di Villaggio. Ma lui era, lui era anche critico, non è che fosse così un 5 stelle, lui era una personalità libera, quindi a volte faceva dei commenti molto positivi, a volte faceva delle critiche, come le persone libere, una mente libera. Quindi... Fantozzi avrebbe votato il Movimento 5 Stelle? No, Fantozzi no. Votava o DC o se c'era o qualcos'altro, Comunione Liberazione. Arrivederci, grazie.